siamo all'ospedale Ciaccio, una delle tante iniziative di questo Carnevale 2014. Mi trovo con... Io sono il presidente dell'associazione di volontariato chiamata Tribunale per la difesa dei diritti del minore, con sede in Catanzaro e che opera soprattutto nell'ambito della città e anche dell'intera provincia, e se occorre anche nella regione. Ci troviamo qua per quale motivo? Beh, oggi in uno spirito di collaborazione che è abbastanza frequente con le scuole cittadine abbiamo organizzato una piccola manifestazione a favore dei bambini ricoverati per dare loro un po' di spensieratezza, di allegria, per far capire e vedere che anche in un locale, in un ambiente come quello ospedaliero ci si può divertire. Sono con la professoressa Brunella Badolato, insegnante dell'Istituto dei Nobili di Catanzaro. E noi lavoriamo nell'ambito del progetto Fiabe in Movimento, la scuola verso il sociale, che ormai da anni opera nel De Nobili. Il nostro scopo è quello di portare un sorriso ai bambini, quindi mensilmente oppure durante le feste natalizie, carnevalesche tipo oggi, pensiamo di creare delle fiabe nell'ambito della classe e portarle ai bambini per portare un sorriso. Lì c'è il cestino, ci pensano già gli umani a rendere in mano una vera e propria discarica, ma chi ci mette anche tu? In questo oceano, anzi, vi dirò di più, in questo mondo, potremmo vivere tutti meglio se solo fossimo attenti al rispetto dell'ambiente e delle regole. Scusate, ma chi ha parlato? Qui non c'è nessuno. Cosa pensi di questa iniziativa? No, una bellissima iniziativa, molto bella. Di cosa sei vestita? Non capisco. Io sono il nonno saggio, il nonno bravo, diciamo, di questa tremenda nipotina che fa arrabbiare, che mi fa proprio arrabbiare, che non rispetta le regole, è molto ribelle. Tu invece, vabbè, sei un clown. Un pagliaccio. Come ti sembra questo Carnevale 2014? Bello, una bella iniziativa, sì.